quarto rapporto annuale sulla farmacia alle 11 diretta Facebook sui canali di Federfarma e Cittadinanza Attiva. La sanità territoriale è uno dei pilastri del post pandemia, ecco le linee guida per il futuro. Federfarma Massa Carrara e Federfarma Matera rinnovano le cariche sociali. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Il cambiamento del ruolo dei farmacisti e delle farmacie nell'era del Covid, l'esperienza dei cittadini con la propria farmacia di fiducia e le iniziative di prevenzione proposte dalle farmacie. Questi temi al centro del quarto rapporto annuale sulla farmacia che sarà presentato oggi 17 novembre alle ore 11 e trasmesso in diretta sui canali Facebook di Federfarma e Cittadinanza Attiva. Tra i protagonisti della conferenza di presentazione del rapporto ci sarà Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato alla Salute. Ci saranno anche Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, Annalisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanza Attiva, Marco Costolo, presidente di Federfarma, Umberto Comberiati, Business Unit, Head Teva. Rafforzamento della sanità pubblica, assistenza primaria e assistenza territoriale integrata. Sono questi i tre pilastri su cui dovrà essere ridefinito il sistema sanitario dopo la pandemia. Ad illustrare le linee guida per il prossimo futuro il ministro della Salute Roberto Speranza e il suo consulente Walter Ricciardi, nel corso della conferenza stampa organizzata dalla Fondazione Italia in Salute. La grande lezione del Covid, ha detto Speranza, è investire di più sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. Con il PNRR il primo intervento sarà il rilancio dell'assistenza territoriale con l'assistenza domiciliare, promuovendo l'idea che la casa possa diventare primo luogo di cura. Tempo di elezioni per Federfarma Matera, che ha riconfermato Antonio Guerricchio alla carica di presidente e alla vicepresidenza è stata eletta Clelia Potenza. Anche a Federfarma Massa Carrara sono stati rinnovati gli organi sociali per il triennio 2020-22. La carica di presidente sarà ricoperta da Paolo Natale, mentre alla vicepresidenza è stata eletta Elisabetta Aianò. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Buona giornata.